La Cina sta realizzando la prima autostrada del Montenegro che collegherà la costa adriatica alla Serbia. Non mancano le critiche per l'alto costo dell'opera e per l'impatto ambientale. Aumentano le aziende italiane che scelgono di insediarsi in Slovenia. Lo scorso anno Lubiana ha registrato una considerevole crescita economica e un sensibile incremento delle esportazioni. Macedonia del Nord al voto oggi per le elezioni presidenziali. Le prime dopo il cambio di nome del paese ex jugoslavo, arrivato dopo una lunga e complessa disputa tra Skopje e Atene. I Mostar Reunion sono il gruppo musicale del momento in Bosnia-Erzegovina e non solo. Interpretano il Seudah, genere lento e malinconico, simile al fado, e fanno ovunque il tutto esaurito. Le tradizioni pasquali della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, la preparazione della tavola imbandita, la decorazione delle uova e la simbologia delle tipiche pietanze della giornata di festa. Sorrisi, strette di mano e tanti affari. La cooperazione tra la Cina e i paesi dell'Europa centrale e orientale procede a gonfie vele. L'incontro annuale dei 16+1, l'iniziativa avviata a Varsavia che dal 2012 riunisce attorno a uno stesso tavolo la Cina e 11 paesi membri dell'Unione più 5 aspiranti, si è tenuta quest'anno a Dubrovnik, sulla costa croata. E forse è proprio nei Balcani, tra le nuove repubbliche nate dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, insoddisfatte per una promessa di integrazione europea che tarda ad arrivare o che quando è arrivata non ha portato i risultati sperati, che la nuova via della seta sta assumendo le forme più concrete, con la costruzione delle grandi reti infrastrutturali che l'Unione Europea non è riuscita a realizzare dopo la fine delle guerre degli anni 90. In Montenegro, paese fino ad oggi privo di autostrade, è la Cina che sta costruendo il collegamento tra la costa adriatica e il confine con la Serbia, da Bara Boljave e poi fino a Belgrado. Per la Repubblica Adriatica, guidata da oltre 30 anni dal Partito Democratico dei Socialisti di Milo Djukanovic, si tratta del più grande progetto infrastrutturale mai realizzato. Si tratta di un progetto storico per il Montenegro. Siamo l'unico paese europeo a non avere nemmeno un chilometro di autostrada. È un problema di sicurezza. Abbiamo avuto centinaia di vittime sulla strada a causa del cattivo stato delle nostre infrastrutture. Inoltre ci servono collegamenti più rapidi per sostenere lo sviluppo del paese e sviluppare ulteriormente il turismo. La maggior parte dei turisti proviene dalla Serbia e dai paesi dell'Europa centrale. Il rovescio della medaglia è rappresentato dai costi del progetto. Il primo tratto dell'autostrada, 41 km da Smokovac a Mateševo, costa oltre 800 milioni di euro, quasi un quarto del PIL del Montenegro. Una piccola parte, circa il 15%, è finanziata da Podgorica. Per il resto, i soldi sono anticipati dalla Cina. Poi però bisogna restituirli con gli interessi e 20 milioni di euro per un chilometro di autostrada sono troppi secondo le organizzazioni della società civile montenegrina che temono che il paese entri in una spirale di indebitamento con Pechino. La maggior parte delle informazioni sulla costruzione dell'autostrada sono state secretate. Noi chiediamo trasparenza e che venga costituito un ente apposito per controllare i lavori, che affianchi il controllo esercitato dallo Stato. L'opera è finanziata dalla banca cinese Exim e costruita dalla CRBC, China Road and Bridge Corporation. Il governo di Podgorica ha accordato generose esenzioni ai cinesi, 112 milioni di euro di sgravi fiscali e doganali, e la Cina ha poi subappaltato metà dei lavori ad aziende locali. In assenza di gare pubbliche aperte, alcune ditte prima sconosciute si sono aggiudicate dal nulla quote rilevanti di lavori. Ma l'aspetto più criticato del progetto in Montenegro è quello ambientale. L'autostrada attraverserà la Tara, un simbolo del paese, fiume selvaggio, incontaminato, sorgente della Drina insieme alla Piva. L'anno scorso abbiamo scoperto che la compagnia cinese che conduce i lavori di costruzione dell'autostrada procede in un modo che sta devastando una parte della Tara, fiume protetto dall'UNESCO nell'ambito del programma Uomo e Biosfera. Concreto programma o cerchi biosfera.
La risposta della Cina alle preoccupazioni espresse dalla società civile montenegrina per il futuro della Tara è stata molto pragmatica, come la politica che Pechino sta conducendo nei Balcani. Dopo aver concluso i lavori, hanno dichiarato i rappresentanti della cinese CRBC, rimetteremo il fiume al suo posto. La Slovenia per l'Italia è un partner economico interessante. I nostri vicini orientali sono un paese di poco più di 2 milioni di abitanti. Nel 2018 la crescita economica del paese è stata del 3,6%. Il reddito pro capite annuo è di 20.815 euro. Il valore delle esportazioni ha superato i 31 miliardi di euro con un aumento del 9%. L'Italia, dopo la Germania, è il secondo partner commerciale. Interessanti anche gli investimenti diretti delle imprese italiane in Slovenia. La manager triestina Lidia Glavina per 3 anni ha guidato la holding che controlla le più importanti società statali slovene. Un paese vicino all'Italia per motivi culturali e anche linguistici, sicuramente ben strutturato, con una burocrazia snella, una fiscalità assolutamente vantaggiosa, con presenza comunque di investimenti italiani sostanziali. Ci sono presenti le maggiori due gruppi bancari, sia Intesa che Unicredit, presenza di investimenti fatti anche recentemente con l'acquisizione di un grosso gruppo nell'automotive da parte della Palladio Finanziaria, per cui direi un paese assolutamente da considerare nella valutazione del proprio investimento. Il gruppo Veneto Aquafil già nel 1995 aveva acquisito la Julon di Lubiana, la più grande fabbrica di filati di nylon della ex Jugoslavia. Ora il gruppo in Slovenia ha altri 3 stabilimenti. A dirigere il ramo dell'Aquafil in Slovenia è il triestino Eddie Kraus. Ma un'industria italiana che investe qui ha diversi vantaggi. Sicuramente uno è la vicinanza, dunque un controllo diretto e immediato dei propri investimenti. Una buona mano d'opera, una grande scolarità nelle persone, poi un ambiente consono all'attività imprenditoriale, un'apertura verso i Balcani e verso l'est in generale, la conoscenza delle lingue, la conoscenza di questi mercati, dunque ci sono diversi vantaggi e poi non in ultimo anche la presenza delle due minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, che aiutano a demolire in tempi brevissimi anche la barriera della lingua e dunque i vantaggi sono molteplici. La Slovenia vanta un alto tasso di ingegneri, di ricercatori e di operai altamente specializzati. Forza lavoro assolutamente di qualità, know-how molto alto, la scolarizzazione in Slovenia è molto alta, quasi il tasso di giovani laureati sicuramente più alto di quello dell'Italia, per cui si trova una forza lavoro sicuramente motivata, giovane, in grado di parlare diverse lingue, tra quali assolutamente almeno nella zona del litorale anche l'italiano, per cui assolutamente da investirci. I diritti, la sicurezza sul lavoro. Ma qui praticamente è completamente uguale di quello che abbiamo in Italia oppure di quello che c'è a livello europeo. Non si viene qui a investire per speculare su questi temi, non è il posto. A favorire eventuali investimenti e attività economiche in Slovenia è anche la presenza di importanti gruppi bancari italiani. Questo aiuta molto perché facilita chiaramente il percorso dei finanziamenti e tutto quello che rientra nel lavoro con le banche. La Slovenia sta per iniziare a costruire una nuova ferrovia ad alta capacità che dovrebbe collegare il porto di Capodistria con l'entroterra, un investimento che interessa molto anche alle imprese di costruzione italiane. Resa dei conti in Ucraina tra il presidente in carica e il volto nuovo della politica nazionale.
Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky si sfidano oggi nel ballottaggio delle elezioni presidenziali. Nel primo turno, 3 settimane fa, il favorito Zelensky ha ottenuto il 30% dei consensi, quasi il doppio di quelli conquistati da Poroshenko. Punti qualificanti del programma elettorale dell'attore comico televisivo sono la lotta alla corruzione e al potere degli oligarchi. Nei 5 anni di mandato, Poroshenko ha rafforzato la collaborazione con gli Stati Uniti e l'Unione Europea per contrastare le mire espansioniste della Russia verso Occidente. Negli ultimi giorni di campagna elettorale non sono mancate le polemiche e gli attacchi personali tra i due candidati. Elezioni presidenziali oggi nella Macedonia del Nord. A competere per sostituire il presidente uscente, il nazionalista Gheorghi Ivanov, il cui secondo mandato quinquennale scade il 12 maggio, sono Stevo Pendarovski, candidato proposto dalla coalizione di governo tra socialdemocratici e partito albanese DUI, Gordana Siljanovska-Davkova, per il partito conservatore di opposizione Vrmro DPMNE, e Blerim Rijeka, rappresentante degli altri partiti albanesi all'opposizione. L'eventuale probabile ballottaggio il 5 maggio. Si tratta delle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra il premier macedone Zoran Zaev e il capo del governo greco Alexis Tsipras sul cambio di nome del paese ex jugoslavo in Macedonia del Nord. Un accordo che ha risolto una disputa quasi trentennale tra Skopje e Atene, ma che i conservatori di entrambi i paesi contestano. Il politologo Laris Geiser rimarca come le sorti dell'accordo siano legate alle fortune politiche di Tsipras. L'accordo di Tsipras sul medio periodo dovrebbe comportare perlomeno l'entrata della Macedonia nella NATO. Questo è il grande piano ovviamente degli alleati della NATO e degli Stati Uniti d'America. Sul periodo forse un pochino più lungo, probabilmente non grandi soluzioni al problema greco-macedone, in quanto molto probabilmente la Grecia continuerà ad ostacolare l'entrata della Macedonia nell'Unione Europea. Per la validità delle elezioni è necessario che al secondo turno voti almeno il 40% degli elettori, una norma inserita per evitare prevaricazioni etniche. La Macedonia del Nord conta poco più di 2 milioni di abitanti, circa un terzo di questi sono di etnia albanese. La loro partecipazione sarà quindi determinante per garantire la validità del voto. Il governo ha approvato una legge che di fatto riconosce l'albanese come seconda lingua ufficiale dello Stato. In verità diciamo che lo Stato è già destabilizzato da questa questione da diversi anni. Se vediamo i rapporti tra l'opposizione e la opposizione all'interno della Repubblica Macedone negli ultimi 2 anni, la vera battaglia è stata fatta sulla battaglia di un'eventuale federalizzazione della Repubblica Macedone. Pertanto, come conosciamo la situazione oggi, dovessero vincere le prossime elezioni il rappresentante dei socialisti, molto probabilmente la Macedonia va verso una parificazione della lingua macedone con la lingua albanese. E ovviamente in questo caso si assisteranno a forte opposizione da parte del partito di opposizione Vrmro. Ma il governo macedone può ignorare i diritti civili e nazionali degli albanesi? Ovviamente no. Sulle cifre c'è discussione, in quanto manca un censimento da diversi anni in Macedonia. Comunque i diritti fino ad ora, bisogna dirlo chiaramente, non sono stati limitati agli albanesi, dato che gli accordi di Ohrid diversi anni fa hanno garantito a loro, dove sono in maggioranza o comunque in numero superiore al 20%, il bilinguismo. Sono regioni ovviamente limitate. Ora si sta discutendo in verità di dare la possibilità all'albanese di diventare una lingua nazionale su tutto il territorio, il che, come abbiamo detto, significa null'altro che una federalizzazione della Repubblica Macedone. In febbraio è stato firmato il protocollo per l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO. Ora il documento deve essere ratificato dai 29 Paesi membri per ufficializzare l'entrata di Skopje nell'Alleanza Atlantica. L'origine è chiaramente araba, che attraverso la tradizione turca è arrivata fino a noi, in Bosnia ed Erzegovina e poi nella Serbia del Sud e in Macedonia. La seuda è una musica che rappresenta un sentimento particolare, come il fado in Portogallo. È interessante poi che il termine saudade sia così simile alla seuda. Dicono che siamo i pionieri della seuda del XXI secolo e ne siamo molto fieri. Il ponte è spanato. Thank you.
Mišo Petrović è il cantante dei Mostar Sevdah Reunion, uno dei gruppi bosniaci tra i più noti sulla scena internazionale. Nelle regioni dell'ex Jugoslavia, che si tratti di grandi stadi con migliaia di posti o di piccoli club, come in questo caso al Dorćol Plac di Belgrado, l'entusiasmo, quando sul palco ci sono loro, è sempre incontenibile. La storia dei Mostar Sevdah Reunion inizia nel 1993. C'è la guerra, 5 anni dopo arriva il primo album, il 98. Da allora il gruppo di Mostar non ha mai smesso di incantare e contaminare, con i virtuosismi dei singoli artisti e con performance di world music che non sono mai uguali, ma improvvisate. Agli elementi etnici e alla musica Sevdah viene aggiunto il soul, lo swing, il jazz. La maggior parte dei musicisti della nostra band non sono interpreti della Sevda, ma provengono dal rock. Siamo partiti da qui, attraverso le tante fusioni, abbiamo cercato di dare a Sevda Linka una formula moderna. Intrisa di malinconia e sentimento, la Sevda Linka tradizionalmente è caratterizzata da tempi lenti e cadenzati, con armonie che rimandano tanto alla cultura europea quanto a quella ebraica, sefardita e musulmana. La Sevda è musica di tradizione, però è musica urbana, nel senso che racconta la vita delle città, degli amori, dei sentimenti, o solo dei rapporti tra gli abitanti, tra la gente. E questo anche quando le storie cantate risalgono a 100 e più anni fa. La Sevda rappresenta uno dei legami più forti nella ex Jugoslavia e, come tutta la musica, è risaputo che durante gli anni della guerra si ascoltavano tantissime canzoni tristi, quasi ci fosse un piacere colpevole, quando anche si vuole per forza costruire delle barriere. È proprio nella musica che si capisce che sono molti di più gli elementi che uniscono rispetto a quelli che dividono. Noi non abbiamo mai pensato che la guerra fosse riuscita a distruggere il nostro ambiente culturale. Le decisioni politiche non ci riguardano, siamo artisti. La Sevda racconta di tutti noi, ci avvicina e ci fa stare uniti. Persone a Trieste, 100.000 in tutta la regione. La comunità slovena in Friuli Venezia Giulia è corposa e ricca di tradizioni. Si sviluppa soprattutto lungo il confine tra Italia e Slovenia, nell'altopiano carsico, da Muggia a Gorizia fino a Tarvisio, ma anche in molti quartieri della città di Trieste. La lingua madre è lo sloveno, certo, ma lo stretto contatto con l'italiano, ma anche con il friulano in alcune aree della provincia di Udine e Gorizia e con il tedesco nella Val Canale, permette a queste persone di conoscere perfettamente 2, a volte 3 lingue. Lo stesso succede per usanze e tradizioni che si mescolano e contaminano, mantenendo comunque un forte legame con la tradizione. Un esempio su tutti la Pasqua. Per conoscere usi e costumi di questa festività siamo andati a casa di Vesna Agustin, docente di musica e profonda conoscitrice delle tradizioni slovene del Carso. Ha scritto libri, intervistato a lungo persone anziane per mantenere e tramandare le consuetudini locali. Su un favoloso tavolo in legno, intarsiato a mano dal padre, ci ha preparato le tipiche pietanze pasquali. Questa è una tavola pasquale che nella comunità slovena del Carso tutte queste pietanze che vediamo su questo tavolo non dovevano mancare. Qui abbiamo la pinza, il dolce tipico, abbiamo le uova decorate, abbiamo la potica o presnitz o nel goriziano la gubanza, abbiamo il nido, abbiamo la titola, la radice di rafano, hren, la gelatina, žiuca, e i fiori di finocchio selvatico. A che ora si mangia tutto questo? All'ora di pranzo? Oggigiorno più di qualcuno sì, però una volta era rigorosamente una merenda dopo la prima messa, il giorno di Pasqua, a digiuno si mangiavano queste pietanze a metà mattino circa, perché erano benedette, si portava a benedire le pietanze o il sabato, il giorno prima, oppure la mattina presto, di domenica Pasqua. Questa è una tavola che proprio rimanda alla Pasqua, perché? La gelatina o la žiuca simboleggia il terremoto, la radice di rafano, la bile, le uova, il gallo,
il presen sulla potizza, la corona di Cristo. Ci incuriosisce e scegliamo quindi di imparare la decorazione delle uova con prodotti della natura. Ci serve una pentola, delle scorze di cipolla, che le mettiamo nella pentola, aggiungiamo dell'acqua fredda, e adesso si prende una foglia di un fiore primaverile che adagiamo sull'uovo, prendiamo un pezzetto di calza, lo stringiamo bene bene e leghiamo sotto e adagiamo, mettiamo l'uovo nella pentola. E allora a tutti buon appetito e soprattutto buona Pasqua. Veselje velikonočne praznike, vsem gledalcem.